È andato? Ci siamo? Sì. Allora, l'importante prima è pulirsi bene la bocca. Dopo il pomodoro. Dopo il pomodoro, comunque una cosa che unga che e che colori. E poi c'è un origami famoso, insomma, in tutta la Cina. Si parte da una semplice situazione di metà quadrata, no? Non si può dire. Creiamo un isoscele. Una specie di aeroplano. Una specie di aeroplano, però deve partire dalla base, quella alla lunga, così. E rivoltiamo un mini isoscelino. Ci troviamo. Poi facciamo il colpo segreto. Il fatto? Colpo segreto. Fatto? Fatto. Fatto. Il colpo segreto è questo qua. Una piegolina all'interno. Un risvolto. Che sia un risvolto, che sia non per forza simmetrico. Cioè non è detto che debba essere per forza uguale di qua e di là. Deve essere un po' così scampanato, là, quei colori scampanati. Che scampanato, perché campana. Che a Rossano e campana stanno sempre. Scampanato. No, questa non è una cosa che diceva un amico mio. Cominciamo a ricavare questi rotolini. Non volevo dire ricavare, però con te davanti alla telecamera non mi fermerò mai. Infatti. E facciamo questi due rotolini così. Continuiamo fino ad ottenere questo risvolto qui. E poi vediamo che quando uno è felice si alza. E poi, cioè, se lo vedi pure da qua, no? Perfetto. C'ha anche le sue venature. C'ha le venature, e vedi il fatto che si è scampanato è importante. Il venone centrale bello gonfio, ecco. Perfetto, questi sono gli insegnamenti di una rock band anni 70, di cui non facciamo il nome perché ci troviamo in un giardino dei Sinus. Ecco, no, gli fa mai, gli brucia. Per omaggiare il tutto un catetere, no? Nel glande, bravo, ecco. Questo devi pubblicare perché è chiaro. Madonna, fa vedere. Sì, rende lui, l'idea, rende l'idea malamente. Ok, sì, sì. Buon appetito. A tutte.